di un insegnamento apparentemente biblico viene fatto passare come se la Bibbia insegnasse questo, ma in effetti poi è quello che insegnano alcuni disconoscendo la stessa Bibbia, perché questo tipo di insegnamento va contro l'insegnamento biblico. Primo Giovanni, capitolo 2, versetto 27, dice: "E quanto a voi l'unzione che avete ricevuto da lui rimane in voi, e non avete bisogno che alcuno vi ammaestri. Ma come la sua unzione vi insegna ogni cosa, è veritiera e non mentisce, così state salvi in lui come essa vi insegna." Dunque, dicono alcuni, anch'io un tempo la pensavo così, dunque io pensavo erroneamente che una volta che non abbiamo bisogno dell'ammaestramento di nessun uomo, non dobbiamo ricevere l'insegnamento di nessun uomo, ma lo Spirito Santo, perché dice l'unzione, essa vi insegna ogni cosa, quindi lo Spirito Santo ci insegna ogni cosa e dunque dobbiamo disconoscere qualsiasi insegnamento che viene a portarci un uomo. Beh, in effetti questo è contrario a quello che dice la parola di Dio, perché analizzando il contesto e altri passi, vediamo come Giovanni sta dicendo in effetti qualcosa di diverso di quello che apparentemente potrebbe sembrare così, perché io lo leggo: voi non avete bisogno che alcuno vi ammaestri, quindi nessun uomo ci deve insegnare. Io, ognuno che legge queste parole può ingannarsi e può dire: beh, in realtà questo ragionamento, la Bibbia dice questo. Ma vediamo come in effetti non è così. Analizziamo dal versetto 18, dovremmo leggere tutta la lettera di primo Giovanni, dal capitolo 1 fino al capitolo 5, ma per mancanza di tempo analizziamo un po' di quello che sta parlando Giovanni, giusto per capire di cosa sta parlando. Il versetto 18 in poi dice: "Figlioli, questa è l'ultima ora. Come avete udito che deve venire l'anticristo, di fatto ora molti anticristi sono apparsi. Da questo conosciamo che è l'ultima ora. Sono usciti di mezzo a noi, ma non erano dei nostri. Se fossero stati dei nostri, sarebbero rimasti con noi. Ma doveva rendersi manifesto che non tutti sono dei nostri." Dunque, quello che Giovanni sta mettendo in evidenza è che ci sono degli anticristi che dovevano uscire dalla Chiesa, quindi l'apostasia si doveva manifestare. Questi dovevano dare un altro insegnamento di quello che avrebbero dato gli apostoli. Andando avanti, Giovanni ora dice, quindi comprendiamo che si sta parlando di questa apostasia che doveva venire nella Chiesa. Andando avanti, ora dice Giovanni: "Ora voi avete l'unzione ricevuta dal Santo e tutti avete la scienza. Non vi ho scritto perché non conoscete la verità, ma perché la conoscete e perché nessuna menzogna viene dalla verità. Chi è il menzognero se non colui che nega che Gesù è il Cristo? L'anticristo è colui che nega il Padre e il Figlio, e chiunque nega il Figlio non possiede nemmeno il Padre. Chi professa la sua fede nel Figlio possiede anche il Padre." Dunque Giovanni dice: voi avete ricevuto l'unzione dal Santo e tutti avete la scienza, tutti avete conoscenza. Non vi ho scritto perché non conoscete la verità, dice Giovanni. Voi la verità la conoscete, perché questa verità non è una menzogna. Parliamo della verità riguardo il Cristo. Loro conoscevano dunque la verità. La verità è il Cristo, se leggete l'intera lettera di Giovanni. Ora, qui sta parlando, chiaro che le parole del versetto 27, più sotto, vedete. Dobbiamo leggere queste parole perché Giovanni sta parlando a una chiesa che conosce la verità, ha ricevuto quindi un insegnamento, un ammaestramento. Quanto a voi, dice il versetto 24, tutto quello che avete udito dal principio rimanga in voi. Vedete, tutto quello che avete udito, da chi l'avevano udito? Avevano udito dagli stessi apostoli. Giovanni stesso in questa lettera sta dando un insegnamento, quindi Giovanni è un uomo che sta parlando, ma quello che Giovanni dice viene dallo Spirito Santo, viene da un'unzione che loro ricevono, perché una volta che credono a queste parole, loro ricevono l'unzione dallo Spirito Santo che gli attesta la verità, gli attesta che questa conoscenza viene da Dio. E non è una conoscenza diabolica, non è una conoscenza che viene da uomini, ma è una conoscenza che viene da Dio. Ecco che mettendo in questo contesto le parole che poi dice Giovanni, cominciamo a capire e a tagliare rettamente la parola di Dio,
a non prendere un versetto estrapolato dal suo contesto e fargli dire quello che noi vogliamo fargli dire. Ma Giovanni sta dicendo, guardate che nella Chiesa devono uscire gli anticristi, devono uscire di coloro che dovranno sedurre molti. Quindi state attenti, perché l'apostasia partirà dalla Chiesa, usciranno da noi, perché non erano dei nostri, si deve manifestare questo. Ma voi avete ricevuto la conoscenza, voi avete ricevuto dall'insegnamento apostolico che gli apostoli hanno appreso da Cristo. Quindi questo insegnamento è un insegnamento che viene dall'alto, è un insegnamento che viene dall'unzione dello Spirito Santo. E quando voi ascoltate questo insegnamento che noi vi abbiamo dato, questa testimonianza che è Cristo che noi vi diamo, voi accettate quale tipo di insegnamento? Accettate l'unzione dall'alto, quindi avete ricevuto dal principio, l'insegnamento che avete udito dal principio, quello è un insegnamento che viene dall'alto, avete ricevuto l'unzione che vi attesta che questo insegnamento è verità. Ma l'avevano udito questo insegnamento da uomini. Dice ancora Giovanni, se rimanete in voi, quel che avete udito dal principio, anche voi rimarrete nel Figlio e nel Padre. E questa è la promessa che egli ci ha fatto, la vita eterna. Questo vi ho scritto riguardo a coloro che cercano di traviarvi. Quindi tutte queste parole, tutto questo ragionamento che ora Paolo fa anche nel versetto 27, è un ragionamento che Giovanni sta facendo per coloro che cercano di traviare, per questi seduttori che dovevano uscire dalla stessa chiesa. Ecco che ora le parole hanno tutto un senso, prendono un senso quando dice: quanto a voi, l'unzione che avete ricevuto da lui rimane in voi, non avete bisogno che qualcuno vi ammaestri, ma come la sua unzione vi insegna ogni cosa, è veritiera e non mentisce, così state salvi in lui come essa vi insegna. Dunque, questo che quando dice non avete bisogno che alcuno vi ammaestri, non è rivolto a quegli uomini che hanno dato dal principio l'insegnamento, cioè gli apostoli, cioè i presbiteri della Chiesa, gli anziani della Chiesa, ma è rivolto a coloro che dovevano venire dopo, è rivolto a quelli che dovevano essere appunto gli anticristi. L'apostasia che doveva sorgere nella Chiesa. Giovanni sta dicendo: non ascoltate chi viene dopo questo insegnamento e vi dice: guardate, Gesù non è il Cristo, ad esempio. Ecco, non ascoltateli, perché l'unzione che voi avete ricevuto, l'insegnamento che voi avete ricevuto, quell'unzione è vera, quella che avete ricevuto dal principio, da chi l'avevano ricevuto? Da coloro che avevano insegnato questo, gli apostoli stessi, gli anziani della Chiesa, i presbiteri, i vescovi. Vedete che già lo stesso contesto quindi smentisce questo falso insegnamento. Andando avanti, comprendiamo come questo insegnamento contraddice le stesse parole che Gesù dice. In Matteo capitolo 28, Gesù dice ai discepoli: andate dunque ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Gesù dunque parla di ammaestrare, di insegnare. A chi lo dice questo? Lo dice agli apostoli, non lo dice a tutti, perché il versetto 16, un po' prima del versetto 19, Gesù qui dice il versetto: gli 11 discepoli tanto andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro fissato. Quindi Gesù aveva dato un appuntamento agli 11 discepoli, gli dice: ci vediamo in questo monte. Ecco che loro salgono su questo monte. Gesù dice queste parole: andate dunque. Ecco, gli dà un mandato a chi? Agli 11, non a tutti. Loro dovevano insegnare. Perché dovevano insegnare loro? Perché erano stati loro ad aver ricevuto l'insegnamento direttamente da Gesù. Gesù li aveva addestrati e ora Gesù dice: ammaestrate le nazioni, insegnate loro ad osservare tutto quello che vi ho comandato, tutto quello che io vi ho comandato, vi ho detto, ora voi lo insegnate agli altri. Dunque, se Giovanni dovesse dire: voi non avete bisogno dell'insegnamento di nessuno, stava disconoscendo anche queste parole di Gesù, ma questo è impossibile. Quindi l'insegnamento di Atti capitolo 20, noi leggiamo il versetto 16: Paolo aveva deciso di passare al largo di Efeso, quindi Paolo va ad Efeso. Da Mileto mandò a chiamare subito ad Efeso gli anziani della chiesa. Notate,
Paolo non sta parlando ora a tutti, ma sta parlando agli anziani della Chiesa, perché manda a chiamare proprio loro. Quando essi giunsero, disse loro: voi sapete come mi sono comportato con voi fin dal primo giorno in cui arrivai in Asia, e per tutto questo tempo ho servito il Signore con tutta l'umiltà, tra le lacrime e tra le prove che mi hanno procurato le insidie dei giudei. Sapete come non mi sono mai sottratto a ciò che poteva essere utile al fine di predicare a voi e di istruirvi in pubblico e nelle vostre case. Dunque Paolo ha istruito, Paolo è l'apostolo, ok? Quindi quando parliamo di insegnamento apostolico, parliamo dell'insegnamento degli 11 apostoli, ma poi abbiamo anche l'insegnamento di Paolo, anche lui fatto apostolo da Cristo, perché fu mandato da Cristo stesso, fu chiamato da Gesù Cristo per essere apostolo delle nazioni. Dunque Paolo, che è l'apostolo, ha istruito gli anziani di Efeso, sia in pubblico che nelle case private. E questi anziani, loro poi, avendo ricevuto l'insegnamento da Paolo, che cosa erano esortati a fare? Ad insegnare la Chiesa, ad insegnare gli altri. E coloro che venivano a contatto con questo insegnamento, che cosa dovevano fare? Dovevano essere sottomessi a tale insegnamento, perché l'insegnamento era un insegnamento che veniva direttamente dagli apostoli, che avevano ricevuto da Cristo. I comandamenti li aveva dato Cristo agli apostoli, e gli apostoli li trasmettevano agli altri. Quindi la Chiesa doveva essere sottomessa a degli uomini, all'insegnamento di uomini. Non è vero che noi riceviamo l'insegnamento dunque direttamente dallo Spirito Santo senza averlo udito da uomini, perché Gesù ha lasciato a uomini il compito di predicare, ha lasciato a uomini il compito di insegnare. Una volta che abbiamo appreso questo insegnamento, poi lo conserviamo nel nostro cuore, ecco che il Signore ci accompagna in questo insegnamento. Che questo viene convalidato anche da queste altre parole, andando più avanti, il versetto 28, vedete, abbiamo letto il versetto 20, e andando avanti, il versetto 28 di Atti, capitolo 20, Paolo dice sempre, a chi lo dice? Sempre agli anziani, perché aveva mandato a chiamare gli anziani di Efeso. Quindi sta parlando a questi anziani, dove Paolo aveva imposto le mani e quindi avevano ricevuto questo compito di insegnare gli altri. Paolo dice sempre a questi anziani: vegliate su voi stessi e su tutto il gregge, in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha posti come vescovi a pascere la Chiesa di Dio che egli si è acquistata con il suo sangue. Dunque questi anziani dovevano vegliare su loro stessi e su tutto il gregge che Dio, cioè lo Spirito Santo, li aveva posti come vescovi, appunto, per pascere la Chiesa di Dio. Il versetto 29 dice: io so che dopo la mia partenza entreranno fra voi lupi rapaci. Vedete, fra voi, come dice Giovanni, dopo la partenza di Paolo, dalla Chiesa stessa dovevano sorgere lupi rapaci che non risparmieranno il gregge. Perfino di mezzo a voi sorgeranno alcuni a insegnare dottrine perverse, per attirare discepoli dietro di sé. Quindi questi non dovevano ascoltare quelli che venivano dopo, ma coloro che aveva lasciato Paolo, coloro che aveva lasciato Giovanni, coloro che avevano lasciato praticamente gli apostoli che avevano imposto le mani nella Chiesa, quell'insegnamento ricevuto dall'inizio, quello che avevano udito con le proprie orecchie, quindi avevano udito parlare gli apostoli, avevano poi udito parlare gli anziani che gli apostoli avevano lasciato. Quell'insegnamento è un insegnamento vero, quella è un'unzione vera, non era un'unzione falsa. Quindi quelli che dovevano venire dopo, quelli che non avrebbero avuto il riconoscimento apostolico, quelli che non gli sarebbe stato imposto le mani, quindi che si prendevano loro l'incarico di essere pastori, di essere vescovi nella Chiesa, si autoproclamavano vescovi e cominciavano ad insegnare eresie nella Chiesa, erano questi che non avevano bisogno di ricevere l'insegnamento di alcun altro, non di tutti, perché è chiaro, l'insegnamento apostolico, l'abbiamo visto, quello doveva essere riconosciuto vero come opera dello Spirito Santo. Bene, questo era quello che tenevo a dirvi. Io in piena libertà mi sono sentito di comunicarvi questo. Dio ci possa benedire.